Il Procida vuole riscattare la figuraccia interna contro il Neapolis, con mister Cibelli che per tutta la settimana ha suonato la carica per mantenere alta la concentrazione dei suoi. Sabato scorso allo Spinetti si è vista una squadra presuntuosa e scarica dal punto di vista mentale, dopo la rinuncia all'obiettivo playoff. La salvezza ormai è cosa fatta, ma non si vuole rovinare la bella stagione fatta fin qui, perdendo qualche partita di troppo che potrebbe costare al Procida addirittura lo scivolamento nella parte sinistra della classifica, dopo aver cullato sogni di gloria per parecchio tempo. Come già accaduto la settimana scorsa, Cibelli ha abolito la partitella infrasettimanale del giovedì, effettuando regolarmente l'allenamento del venerdì, mentre domani sarà giornata di rifinitura. Il tecnico isolano dovrà far fronte all'assenza di entrambi i terzini di under titolari, con Lubrano squalificato e Liccardi ancora fermo ai box. Negli ultimi giorni sono arrivate anche notizie negative sull'infortunio di Toni Costagliola, uscito malconcio dalla gara contro il Neapolis. Per l'esterno isolano è previsto un mese di stop. Spazio quindi a Cibelli al fianco del rientrante Borrelli, con un centrocampo a 4 dove Muro e Lorenzo Costagliola saranno gli esterni a supporto dei centrali Foti e Siciliano. In difesa è sicuro l'impiego dei tre esperti Pellini, Cirautiere e Malcieri, mentre il ballottaggio è per il ruolo del terzo under tra Mario Lubrano e Michele Visaggio. Alcuni problemi di formazione quindi per mister Cibelli, che però non vuole alibi e chiede ai suoi una grande prova d'orgoglio. Canta la musica che tocca.